Comici ben ritrovati. Oggi parliamo di un inchiostro molto interessante, il Diamine Blue Black. Diamine Blue Black. Allora, conosciamo questa azienda, sappiamo ormai tutto della Diamine, produce calamide da 30 ml oppure da 80 ml, ha una tavolozza colori molto estesa e sono inchiostri americani di qualità. Di qualità perché comunque si trovano bene sulle penne, le fanno funzionare bene e quindi non si può chiedere di più. Oggi ho scelto questo inchiostro perché, per esempio, è uno di quelli che io utilizzo come marcatori, nel senso che quando provo una stilografica, una penna nuova, un pennino nuovo, ho almeno tre tipologie di inchiostri. Il classico Waterman, come vi dicevo, un Aurora per andare dall'altra parte, cioè per avere una formulazione diversa, altrimenti questo Blue Black per avere una formulazione grassa, oleosa, che lubrifichi molto bene il pennino. Questa è la qualità principale, secondo me, di questo inchiostro. È vero che condivide con gran parte degli inchiostri blu, degli inchiostri scuri della Diamine questo aspetto, però in particolare il Blue Black è quello che secondo me fra tutti rende ancora più grassa la scrittura, ma non grassa nel senso che allarghi il tratto, lubrificata. Quindi se avete un pennino che fatica un pochettino perché si impunta, perché è piccolo e gratta, questo è un inchiostro che vi può risolvere il problema. Andiamo a vedere come si comporta. L'ho caricato sulla stipula Splash, che è un pennino che tenderebbe ad aggredire la carta, nel senso che è tagliente. Vi faccio vedere se riesco. È un pennino che non è arrotondato nella sua parte finale, non c'è rodiatura, è un pennino abbastanza tagliente, sebbene non sia un extra fine e nemmeno un fine, ma un tipo un medio fine. Allora andiamolo a provare. Prova. Beh, intanto sì, infatti, stipula Splash. Intanto bisogna dire quanto sia quanto renda scorrevole, nel senso di proprio fluido. Sembra molto oleoso questo inchiostro. Stipula Splash. Il pennino, come avete visto nella recensione della penna, sarebbe un pennino di tipo flex, ma secondo me non è molto flex. Abbiamo inchiostro. Ecco, però rende molto piacevole, molto scorrevole questo, la scrittura blu e black. Carta. Fabriano e Coqua da 85 grammi, a questa strana grammatura, che però è una carta molto bella. La stringo un pochettino. Allora, cosa possiamo dire? La tonalità è quella di un Blue Black, è un inchiostro comunque elegante, è un inchiostro con una copertura profonda, una buona saturazione cromatica, è scorrevole, è difficile che qualsiasi tipo di pennino, anche dei più ostici, possa trovare difficoltà. Guardate come scorre nel senso opposto, la calligrafia va in tutti, la scrittura va in tutti i sensi, guardate, su una parte del pennino, sull'altra no, perché questa l'ho un po' abituata io così. Sulla punta anche si mantiene, vedete, una scrittura e un flusso costante. È un bel inchiostro, è lo stesso tipo di inchiostro che, se andate a guardarlo dopo un mese che avete scritto il vostro documento, lo trovate ancora identico, cioè la carica cromatica, la saturazione resta quella, un bel tratto pieno, un bel tratto pieno e anche un colore, come vedete, che copre senza indugio la rigatura. Questa è una rigatura grigia, quindi non fa neanche troppa fatica. Andiamo a vederlo su una carta invece, come può essere il blocco Rodia.
su una carta liscia. La carta Fabriano che ho provato prima è una carta un po' a metà strada fra una buona finitura e una finitura da carta, diciamo, d'uso comune. È proprio a metà strada, infatti va bene per molte penne, magari non per tutte, ma è bella. Chiaramente qua su Rodia la musica cambia. Prova, stipula, splash. Cambiamo un po' i caratteri, pennino, flex, chiostro, come vedete, la scorrevolezza è veramente garantita e non vi lascerà mai a piedi perché è proprio un bel inchiostro e anche qui su Rodia possiamo apprezzare ancora di più la tonalità del blu. È un bel blu, un bel blu notte, un blu profondo, ecco, non ci lascia molto scampo perché è saturo, è molto coprente, quindi non ci lascia quell'effetto magari un po' di trasparenza, quell'effetto tipo acquarello che alcuni inchiostri hanno. Questo è proprio copre molto ed è anche il suo bello, carta. Rodia, per esempio, ecco, potremmo provarlo proprio lì perché l'ho caricato l'altro giorno, perché è uno dei miei inchiostri preferiti. Ve lo faccio vedere su questo pennino. Ce n'è ancora un po' nel converter perché non li carico mai del tutto proprio perché cambio spesso gli inchiostri. Allora, che cosa ho preso? Ho preso la bellissima Pilot Falcon. Il pennino è il SEF Soft Extra Fine, un pennino molto sottile, un pennino elastico, un pennino che richiede però una buona lubrificazione, altrimenti non ci siamo. Vedete quanto è sottile? Bellissimo proprio. Pilot Falcon. Pennino extra fine, vediamo un pochettino, vedete come prova con vedete come riempie magnificamente il tratto senza la minima impuntatura. Ma come riempie, proprio come è giusto che sia, perché l'ispirazione della Falcon è proprio quella dei pennini giapponesi, per garantirvi questo tipo di effetto serve un pennino che conosca il fatto suo. Andiamo a vedere un attimo anche su questa carta avoriata, che ha una finitura, come ho detto, non proprio. Sì, non proprio da primato, però è pur sempre una carta buona. Comincio con la stipula, vediamo se sono inquadrato. Ok. Tra l'altro ha un bello stacco, essendo così denso e nero, nero scuro, scusatemi, stipula splash. È bello anche su questa carta, pennino, diciamo flex, come ce lo descrive la casa. L'inchiostro nel diamine blu black. Andiamo appresso a vedere subito Falco. Guardate com'è sottile il tratto, Pilot Falcon SEF. È questo che vi dico, che sentite anche nel movimento più difficile per un pennino sottile extra fine, non c'è il minimo attrito su una carta che invece l'attrito ce l'ha. Ink.
molto bello il riempimento. Vedete che potete fare quello che volete perché la scorrevolezza è garantita proprio da questo fiume oleoso che sentite tra il pennino e la carta. Quindi vi concede di fare quello che vi serve, non vi frena, non vi blocca il pennino. Sarei curioso, vi faccio una prova, siccome sta, scusate, sì, ecco, ormai è praticamente finito, io lo asciugo del tutto. Ecco, vi faccio sentire come gratterebbe il pennino senza inchiostro. Ecco perché io questo inchiostro in particolare lo uso come marcatore, e cioè per valutare quando un pennino ha bisogno, cioè qual è l'inchiostro migliore, come facciamo a determinarlo? Una volta capito cosa abbiamo davanti, serve un po' più così, un po' più colà? Bene, se partiamo da un inchiostro neutro come lo Waterman, che è un ottimo inchiostro e ha una protezione, diciamo, chiamiamola zero, cioè nel senso neutra, andiamo ad una protezione del pennino di più 5 con il Blue Black, andiamo a meno 5 se proviamo inchiostri invece che hanno un pigmento un po' diverso, che lasciano il pennino più scoperto, quindi lo lasciano, creano un film molto più sottile, più acquoso tra pennino e superficie della carta. Ecco, è un inchiostro che assolutamente consiglio, non mi ha mai dato problemi di spiumaggio, non ha un elevato effetto shading di sfumature perché è molto denso e molto carico, quindi non è un inchiostro che vi darà quel tipo di gradevolezza, però è un inchiostro che quando il vostro pennino ha bisogno anche di riempire il tratto con continuità e senza sbavature, cioè senza avere il doppio binario, o il binario, non doppio binario, il binario che è brutto vedere i due rebbi così, oppure rimanere un po' a corto perché abbiamo richiesto troppo nella stesura, questo non vi lascerà mai a piedi. Secondo me è un inchiostro da 5 stelle, non è il mio blu preferito perché ci sono altri blu, però come ripeto è uno di quei inchiostri che tengo da riferimento. Credo di avervi detto tutto, vi invito alla prova comparativa nell'altro video. Grazie a tutti amici e alla prossima.